abbiamo voluto organizzare questa manifestazione davanti alla questura per ricordare i due poliziotti uccisi a Trieste, per manifestare la nostra vicinanza alla Polizia di Stato in questo caso, ma in generale alle forze dell'ordine. Oggi non è una giornata di polemiche, è una giornata di riflessione. Lanciamo un messaggio a chi di dovere, al fine di pianificare degli interventi volti a potenziare quelli che sono i mezzi di contrasto delle forze dell'ordine, una legislazione che permetta di tutelare le forze dell'ordine, che non dia adito ai delinquenti di poter dire oggi la facciamo franca lo stesso. Allora, innanzitutto io voglio complimentarmi con l'amico Mimmo Michienzi, Fratelli d'Italia, che ha inteso fare questo gesto di solidarietà. E io sono qui per testimoniare il mio cordoglio, la vicinanza, quella del SIULP, alle famiglie dei colleghi barbaramente uccisi da questo vile assassino. Oggi non è il momento della polemica, però in questo paese ogni 4 ore viene aggredito o ferito un poliziotto e purtroppo la legislazione oggi tutela più l'aggressore rispetto alla vittima. Questo non è più consentibile, bisogna cercare delle misure alternative da parte dell'organo legislativo che individui delle forme di legge che pensi a tutelare chi porta una divisa a difesa della Repubblica e della cittadinanza. E intanto voglio ringraziare gli organizzatori di questa iniziativa, nella persona naturalmente di Mimmo Michienzi, che è responsabile dipartimento di Fratelli d'Italia provinciale per le forze dell'ordine. È un'iniziativa egregia dove tutti abbiamo manifestato e espresso la volontà di aderire per appunto dare la nostra vicinanza alle forze dell'ordine e abbracciare simbolicamente le famiglie di Pierluigi e Matteo e rendere onore naturalmente a due servitori dello Stato che purtroppo sono state vittime di un qualcosa che nessuno si aspettava, visto le modalità in cui è avvenuta la tragedia, insomma. Sì, ringraziamo Fratelli d'Italia qua a Catanzaro per essersi fatta promotrice di questa iniziativa, un'iniziativa che arriva in un momento particolare, un momento di sofferenza per la Polizia di Stato. Due colleghi ancora una volta uccisi, a Trieste, rimbalza in tutta Italia la sofferenza della Polizia di Stato, il grido di dolore dei poliziotti in ogni città d'Italia. Logicamente apprezziamo partiti come Fratelli d'Italia che hanno fatti promotrici, anzi apprezziamo doppiamente per aver fatto questa manifestazione nel centro della città capoluogo di regione senza bandiere di partito. Un atto di maturità da parte di un partito che vuole dimostrare la sua vicinanza nei confronti degli uomini e delle donne della Polizia di Stato. Sicuramente siamo qua ad onorare i nostri colleghi deceduti, ma siamo qua anche ad esprimere le nostre difficoltà quotidiane nell'operare tutti i giorni per garantire la sicurezza dei cittadini. Se è vero come è vero, per come dice il Dipartimento, che non c'è correlazione tra le fondine che sono state messe, sul tavolo della discussione, quindi non funzionanti, non operative, non al passo con i tempi, e qualcuno ha parlato di strumentalizzazione, prendiamo per buono questo, però è vero che dobbiamo analizzare qualcosa che non va a livello operativo. Se queste fondine ci sono e non sono ottimali al massimo, qualcuno ne prende atto. E per se strumentalizzazione c'è stata, non si parlasse di morti sul lavoro. I nostri colleghi sono stati uccisi da due delinquenti e da tali devono essere trattati. Ci rammarica che il Presidente della Camera dei Deputati possa uscire a difesa di un modello culturale, a parlare di morti sul lavoro. Non si tratta di questo, si tratta di poliziotti, di persone uccise per mano dei delinquenti e da tali devono essere trattati. Io direi di fare un applauso in memoria dei nostri colleghi.
un momento di solidarietà sotto la questura di Catanzaro, non solo per la tragedia avvenuta, per i defunti, per Luigi e Matteo uccisi sotto la questura di Trieste, ma veramente a tutte le forze dell'ordine e a tutti coloro che ogni giorno sono a difesa dei cittadini e a rischiare la vita. Quindi volevamo farlo non solo a titolo personale, ma anche a titolo istituzionale, rappresentando il sentimento di tutta la città di Catanzaro di vicinanza alle forze dell'ordine.